per rosicchiare due punti al Verona e per ridare spessore alle proprie possibilità di salvezza. Lo ha fatto in maniera maldestra, pagando lo scotto di una imperdonabile ingenuità di Nardini e Villa, che poco dopo il quarto d'ora del secondo tempo hanno consentito allo sgusciante Rambaudi di siglare il 2-2. Un vero peccato, poiché la squadra, con Fonseca in campo fin dall'inizio, ha disputato una gara accorta ed intelligente ed avrebbe meritato ben altra soddisfazione. Ma passiamo subito alle azioni più significative. Il Cagliari parte all'attacco ed il Foggia controlla agevolmente le sfuriate dei padroni di casa, applicando sistematicamente il fuorigioco. Ne fa le spese Gaudenzi, bloccato dall'arbitro alle prime battute. Al decimo Fonseca si mette in evidenza, ma sulla sua conclusione la difesa foggiana devia in angolo. Il Cagliari insiste e giunge al tiro con Francescoli, sul quale interviene con sicurezza Mancini. Subito dopo c'è un bel lancio di Herrera per Fonseca, che si fa spazio tra le maglie della difesa avversaria e conclude. Il portiere pugliese tuttavia non si fa sorprendere. Nell'azione successiva Francescoli lancia Napoli, il suo colpo di testa è preciso ed è l'1-0. L'arbitro però annulla per fuorigioco dello stesso difensore rossoblù. A questo punto il Foggia replica e crea una bella opportunità. Barone lancia Baiano, che è pronto a concludere, e Jelpo è costretto ad intervenire in due tempi. Al 37esimo il Foggia sblocca il risultato con Shalimov, che sfrutta un assist di Baiano e sigla l'1-0. Il Cagliari, punto nell'orgoglio, reagisce ed un minuto dopo riequilibra le sorti dell'incontro. Francesco li controlla di petto e lancia Fonseca, che al volo di piatto destro supera Mancini. Poco prima del riposo ancora il Cagliari all'attacco, ma dopo un perfetto cross di Herrera ed un lancio di Fonseca, la palla giunge nei pressi di Bisoli e Gaudenzi, che cincischiano e l'azione sfuma. Non riesce a far meglio Herrera, che tutto solo davanti al portiere non c'entra lo specchio della porta. Lo stesso giocatore potrebbe riscattarsi nell'azione successiva, ma non ha molta fortuna. Nella ripresa il Cagliari continua a premere e dal settimo minuto giunge al raddoppio. Nardini effettua un lancio per Fonseca, che con freddezza ed opportunismo schiaccia di testa e firma il 2-1. Ora gli animi si scaldano e Mancini è costretto ad intervenire così per fermare Gaudenzi lanciato a rete. Per l'arbitro è tutto regolare. Intorno al quarto d'ora, un apprezzabile intervento del terzino Grandini salva la sua porta su affondo di Francescoli. Ma su un rapido rovesciamento di fronte, il Foggia, tra lo stupore generale, pareggia. C'è un lancio di Kolivanov che potrebbe essere intercettato da Villa e Nardini. La palla giunge a Rambaudi, che attende l'uscita di Jelpo e lo beffa. A niente vale il cambio di Villa per Criniti, che affianca Fonseca in attacco. Prima del fischio finale, la gara offre due emozioni, una per parte. La prima vede come protagonista Napoli, che salva sulla linea sul tentativo di Rambaudi. L'ultima, Fonseca, il cui tiro sfiora il palo alla destra del portiere. Una bella partita, ma un risultato che forse lo ha deluso. Sì, dopo il gol del Foggia, sapevo che era una partita molto difficile. Era già difficile all'inizio, ma dopo la bella rimonta del Cagliari, abbiamo fatto subito gol, con Fonseca abbiamo raddoppiato con una bellissima azione di calcio fermo. Siamo andati vicini anche a fare il terzo gol, ho visto in difficoltà il Foggia. Poi abbiamo commesso questa ingenuità grossa, troppo grossa. Non si può, in una partita così bisogna essere concentrati non fino al 90esimo, fino al 100esimo. Cioè si dovrebbe rientrare dentro gli spogliatoi e ancora essere concentrati. Questa è la concentrazione che ti permette così di non sbagliare e di portare in porto delle vittorie molto importanti come quella che poteva essere oggi. Fonseca ha due bellissimi gol che purtroppo non sono bastati. Sì, purtroppo non hanno bastato. Abbiamo remontato una score 0-1 che per noi è stato importantissimo. Purtroppo abbiamo commesso un sbaglio che ha costato troppo. Comunque, niente, non dobbiamo fare dramma, dobbiamo cercare di stare più concentrati. E niente, aspettare la prossima partita per continuare a recuperare punti sul Verona. Dopo un lungo infortunio sei tornato in pratica soltanto oggi in campo. Stai bene, sì? Sì, io non aspettavo di arrivare al 90 minuti. Per fortuna ce l'hai fatta, ma ancora sicuramente manca un po' di calcio. Ma sto bene, mi sento bene fisicamente. Niente, devo aspettare l'altra domenica perché adesso sono squalificato. Per 4 amonestazioni, niente, devo aspettare il Verona qui a casa per cercare di vincere.